Direttore, c'è un piano, non si sa quanto attuabile e quanto attuale, un piano industriale che però prevederebbe per la Carispac, per la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, un taglio di personale di un'ottantina di lavoratori e anche, si dice, di agenzie. Qual è il suo messaggio alla città, se c'è un messaggio rassicurante da questo punto di vista? Intanto questo piano si inquadra in un contesto della nostra capogruppo che per efficientare e per razionalizzare il gruppo ha disposto una serie di operazioni straordinarie. Fra queste rientra appunto l'operazione sulla Cassa di Risparmio dell'Aquila, l'operazione sulla nostra consorella di Lanciano e Sulmona, la Popolare, e anche nel Lazio con la Banca Popolare di Aprilia. Sui due quesiti che mi ho posto, uno riguarda il personale e l'altro sulle dipendenze, io le dico molto tranquillamente che qui mai, è un po' nella filosofia del gruppo che non ha mai tagliato nessun numero di personale. E anche in questa operazione, qualora ci fossero esuberi, verranno trattati in una maniera che adesso le spiego. Intanto non parliamo assolutamente di 80 esuberi, ma se ci sono solo in maniera molto più contenuta. Parecchie di queste persone potranno essere utilmente ricollocate nelle nostre filiali, che invece verranno quindi anche rinforzate come numero. Altre, probabilmente, ma questo dipenderà esclusivamente dalla loro volontà, potranno andare a Modena perché potranno continuare a sviluppare la loro professionalità già acquisita qui. E infine si cercherà di creare qui all'Aquila dei poli intermedi tra questa nuova diciamo, divisione che nasce all'Aquila e la capogruppo, che si chiamano poli o informatici o di middle management, all'interno dei quali potranno essere collocate lavorazioni che vengono fatte per conto della banca e quindi potranno, in questi poli potranno essere utilmente collocati gli eventuali lavoratori in esubero. Per quanto riguarda invece il discorso delle agenzie, le filiali sul territorio, ma noi sono la nostra forza e a quelle assolutamente non rinunciamo, non pensiamo assolutamente di ridurle, potrà esserci soltanto in qualche comune dove magari abbiamo delle filiali in comune con la BLS, però è un fatto che è tutto da verificare. In quel caso si parla non di chiusura, ma tutta più di andarne a fare una unica, quindi una molto più grande. Quindi su quel territorio non ce ne andiamo assolutamente, andiamo solo a rinforzarlo con eventualmente, ma è tutto da vedere, con un'agenzia molto più grande e con personale molto più numeroso. Questo piano è ufficiale, si sta affinando, quando si varerà, e dalle parole che ha detto è un piano che prevede un rilancio, quindi non un taglio. Assolutamente, un piano che prevede proprio un maggior rilancio e un efficientamento diciamo, più spinto sul lato commerciale delle banche che verranno assoggettate a questa operazione. Noi contiamo di essere con questa nuova riorganizzazione molto più vicini al territorio che non oggi, perché andiamo sì a perdere alcune attività all'interno della nostra banca di direzione generale, ma andiamo a rafforzare tutte quelle sul credito e sul commerciale, che poi sono quelle che interessano la gente fondamentalmente. Diciamo, per una migliore comprensione del piano industriale e di quella che sarà la prossima Carispac, è previsto la settimana prossima, martedì, un incontro dell'amministratore delegato del gruppo qui all'Aquila, diciamo con diverse diciamo, entità, il nostro consiglio, le istituzioni, il sindaco, la provincia e con il personale, ed è previsto nel pomeriggio un incontro anche con la stampa. Quindi ci sarà un contributo che lui darà alle domande che verranno poste dai vari giornali. Quindi in quella sede si chiarirà anche qual è l'intenzione vera con la tempistica e anche con la indicazione più puntuale di questo piano. Penso che da parte dell'amministratore delegato ci sarà qualche indicazione più puntuale sullo sviluppo dell'operazione. Però la politica è allarmata, noi siamo sotto campagna elettorale, la politica non c'è candidato sindaco che non citi appunto questo piano della banca. Che cosa può rispondere alla Allora, politica? ci sono due aspetti. Uno riguarda,
effettivamente con questa operazione la Cassa di Risparmio dell'Aquila come entità giuridica non ci sarà più, perché è prevista nel piano almeno una fusione per incorporazione della banca. Però in sostituzione di questa natura giuridica nasce una nuova entità che si chiamerà Divisione Editoriale proprio L'Aquila, che avrà gli stessi compiti, le stesse autonomie, le stesse opportunità che oggi ha la Carispac. Manterrà lo stesso logo, lo stesso marchio sul territorio, è un valore a cui penso che la banca non potrà mai rinunciare, e neanche il gruppo naturalmente, perché è quello che ci dà forza, tra l'altro, e quindi è quello in cui le nostre persone, i nostri clienti si riconoscono. E quindi resterà questo marchio e resterà tutto l'attuale management. Qui non verrà, come qualcuno pensa, nessuna colonizzazione da fuori. Resteranno le persone che oggi sono qui, resterò io, grazie a Dio, spero di restarci fino fino alla pensione, insomma, quindi ecco, nel senso che spero che questo sia, nel senso di allungamento, quindi il mio ultimo incarico, insomma, quindi lo farò con molto piacere, insomma. Quindi lei tranquillizza la società aquilana? Assolutamente sì, io lo tranquillizzo. Certamente io capisco che da un punto di vista formale non avere più Cassa di Risparmio dell'Aquila SPA, da un punto di vista così anche di affetto, il fatto che comunque questo è un marchio ed è un'azienda che è qui dal 1859, cioè arriva qui prima dell'Unità d'Italia, può comportare senz'altro un problema di tipo emotivo. Ma sotto l'aspetto pragmatico di assistenza e di continuità con quello che facevamo, vi assicuro che manterremo tutte le prerogative che oggi abbiamo. Quali sono stati i motivi per i quali la capogruppo ha deciso l'attivazione di questo piano? La crisi, la necessità di centralizzare i servizi, si parla di accorpamenti di alcuni servizi, la ragioneria e quant'altro? Diciamo, questo, alcune attività erano state già precedentemente accentrate negli anni precedenti. Oggi con la capogruppo aveva mantenuto da anni un sistema cosiddetto federale, cioè è un sistema dove c'è una capogruppo e tante banche che sono distribuite su tutto il territorio. Questo sistema federale, ahimè, va bene quando le cose vanno bene, quando c'è la possibilità di produrre ricavi che vadano a coprire i costi in maniera adeguata. Oggi con la crisi che c'è stata e con il fatto che noi come banche, ma come sistema complessivamente, non riusciamo più a crescere nei ricavi, l'unico modo per restare sul mercato e per portarci a casa un utile adeguato è soltanto quello di andare ad efficientare, quindi andare a lavorare sulla leva dei costi. Quindi fondamentalmente alla base di questo c'è proprio un disegno di tipo industriale che va fondamentalmente a ridurre i costi per avere appunto dei risultati adeguati. Anche in presenza di questo piano e in presenza di voci preoccupate, la Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila è sempre la banca più grande del territorio. In questo senso però si registrano altre criticità, e cioè molti clienti, soprattutto clienti storici, registrano questo una ulteriore difficoltà, una nuova difficoltà, non sempre per loro legata alla crisi, di accesso al credito, e quindi la banca ha rivisto probabilmente delle condizioni scontentando questa clientela storica. Da questo punto di vista che ci dice? Ma io penso che questo sia, non è soltanto un problema della Carispac, ma poi della Carispac comunque è un problema, penso, abbastanza marginale, ma è un problema di tipo anche qui sistemico. Non dobbiamo dimenticarci quello che è successo negli ultimi anni. Se faccio qualche piccolo esempio, il sistema bancario qualche anno fa aveva 30 miliardi di sofferenze e oggi ha superato i 100. I nostri dati della cassa dicono le stesse cose: qualche anno fa avevamo 30 milioni di sofferenze e siamo perfettamente allineato al sistema, 100 milioni di sofferenze, cioè di crediti di dubbi. Questo significa che da parte nostra c'è una maggiore attenzione alla erogazione del credito, e quindi alcune, proprio in vista di questa situazione che si viene a creare di deterioramento del credito, noi dobbiamo stare molto più attenti.
E poi c'è un altro aspetto che è ancora più importante, il cosiddetto il problema della crisi di liquidità. Anche qui alcuni numeri a livello generale. Il sistema Italia ha impieghi per circa 2.000 miliardi e raccoglie in Italia circa 1.600 miliardi. All'appello mancano 400 miliardi, che non sono pochi. Questi 400 prima venivano dall'estero. Con la crisi che c'è stata, il debito sovrano, il BTP, che abbiamo vissuto, lo spread negli ultimi mesi, abbiamo avuto un po' di fuga da parte degli stranieri. E quindi a noi come sistema stanno mancando questi 400 miliardi. In parte questi sono stati erogati con quei finanziamenti della BCE, quelli di cui molti parlano e diciamo parecchie persone dicono: ma che fine hanno fatto questi soldi? In effetti sono andati al momento una parte a coprire questo gap che già esisteva, e questa seconda tranche finalmente noi non siamo andati direttamente come Cassa di Risparmio a prenderci questi soldi, però il sistema in genere sta in questa seconda fase comincerà a utilizzare questi finanziamenti. Teniamo però presente che questi finanziamenti sono a 3 anni. Non è che con questi finanziamenti noi possiamo fare mutui a 30 anni, quindi anche noi dobbiamo andare a fare in modo che a barcamenare, cioè a collimare, che le scadenze dei nostri prestiti in qualche modo siano allineati a quelli che sono le scadenze dei prestiti che ci vengono fatti. Diversamente poi ritorneremo nella crisi di liquidità che abbiamo vissuto negli ultimi mesi del 2011. Però i numeri emersi dal bilancio recentemente presentato dicono che la banca è in salute. Sì, la banca ha buoni fondamentali, ha buoni numeri, insomma, abbiamo una importante quota di mercato, soprattutto nella provincia dell'Aquila, sia negli impieghi che nella raccolta. Siamo riusciti a ottenere in questa situazione un reddito di circa 8 milioni che comunque non è vicino al massimo che abbiamo ottenuto nei tempi di pericrisi, 12 milioni, però è comunque un reddito più che accettabile. Nonostante sia qui ormai da 8 mesi, lei non si è mai presentato al pubblico del territorio, al territorio, ai clienti, agli operatori. È arrivato in un momento difficile per la banca, c'è stato un passaggio molto sofferto, però lei si è seduto e si è messo subito a lavorare. Adesso si presenti con qualche cenno sulla sua carriera al territorio provinciale. Allora, no, ringrazio di questa domanda, anche se non amo molto parlare di me, però molto velocemente ti dico, io diciamo, sono in una banca del gruppo, la più piccola di questa nella provincia di Latina, aveva delle filiali Latina e Roma, nelle province, diciamo, ad agosto mi hanno chiesto di lasciare quella banca dove io c'ero da 25 anni, quindi mi è costato molto da un punto di vista affettivo lasciarla, insomma, anche perché ero cresciuto lì fondamentalmente, oltre alle esperienze precedenti di cui le parlavo anche prima. E quindi però ho accettato diciamo, al di là degli aspetti logistici, personali, familiari. Devo dire, l'ho vista una bella sfida questa, e quindi mi è piaciuto venire qui e ci sono venuto con molto entusiasmo. In questi primi mesi di lavoro abbiamo lavorato anche con altri colleghi, soprattutto per una fase di riorganizzazione, di risistemazione interna. Adesso siamo pronti, abbiamo, diciamo, questa macchina che è pronta ad assistere. Forse sto usando un termine che non è poi corretto, ripartire. La banca non si è mai fermata, quindi ha continuato sempre ad andare avanti, quindi una struttura c'è, dicevo, e va avanti. Ripartiamo con questa nuova struttura, ma continuando nel solco precedente. Ma lei è abruzzese. Io sono, tra l'altro, un ritorno alle origini, perché io sono della provincia, non sono aquilano, sono della provincia dell'Aquila, sono, sì, nel paese del Parco Nazionale d'Abruzzo, di Cività della Fedena. Quindi questa è un'ulteriore motivazione per lei. Infatti è un motivo, diciamo, anche d'orgoglio. Dopo 8 mesi di lavoro, quale banca immagina per il futuro? Alla luce anche del fatto che in questo territorio sono in atto due nuove esperienze per la costituzione di due nuove banche. Allora, la banca che immagino, come dicevo, è una continuità di quella che è sempre stata Carispa, quindi molto vicina a
alla propria clientela, al proprio territorio, alle esigenze delle imprese, medie, piccole, tutte quelle che sono naturalmente i nostri clienti. Pensiamo di aumentarlo anche questo bacino d'utenza, perché ecco, mi riaggancio un po' all'attività che noi svolgiamo nell'attività della ricostruzione. Nell'attività di costruzione noi abbiamo fu un'intuizione eccellente da parte del management della banca, quello di mettere in piedi immediatamente un ufficio di ricostruzione cosiddetto, quindi con delle risorse adeguate sia nel numero che nella qualità e che risponde a tutte le necessità di consulenza da parte delle famiglie, soprattutto dei danneggiati, dei terremotati che hanno quindi questa necessità. E quindi siamo alla condizione di dare veramente un servizio molto diverso e molto particolare rispetto a quello del sistema, diciamo il sistema dell'Aquila naturalmente. Per quanto riguarda le altre due realtà che stanno nascendo, beh, naturalmente io faccio gli auguri a queste due banche perché sono comunque banche che saranno, se saranno nel territorio, no? E quindi non faranno altro che contribuire a dare uno sviluppo maggiore. Ritengo però che ci vuole molto coraggio oggi ad aprire una nuova banca, perché i numeri per arrivare ad un punto di pareggio sono veramente importanti, il capitale iniziale in termini proprio di risorse finanziarie dovrebbe essere molto elevato proprio per consentire di arrivare a coprire le inevitabili perdite che nei primi anni arrivano, e poi bisognerà anche, deve essere anche adeguatamente formato con le risorse. È una operazione molto, molto difficile. La Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, come del resto la città dell'Aquila, è stata danneggiata molto seriamente, soprattutto nel patrimonio immobiliare, dal terremoto. Alla luce di questo, vi sentite fino in fondo coinvolti in questa sfida molto difficile e complessa della ricostruzione della città? Ricostruzione pesante che si spera stia per partire, non è ancora decollata. Allora, come le dicevo prima, noi abbiamo già strutturato questo servizio, questo ufficio di costruzione. Proprio usufruendo di questo servizio, noi siamo riusciti a intercettare una quota importante degli importi complessivi che sono stati finora utilizzati a questo scopo. Le cifre che sono in nostro possesso, che poi sono cifre ufficiali, dei 2 miliardi messi a disposizione tramite la Cassa Depositi e Prestiti, finora sono stati erogati circa 1 miliardo e 100. Di questi, dicevo, il 60% passa per la Cassa di Risparmio dell'Aquila. E quindi in questo noi ci sentiamo veramente di dire e continuiamo a lavorare molto bene. E volevo anche dare anche altre indicazioni sulla ricostruzione. Fino alla fine del 2011 quasi tutti gli interventi sono stati relativi alla cosiddetta costruzione leggera A e B. Dalla fine di dicembre e in questi primi mesi dell'anno invece cominciamo ad assistere ad interventi sulle cosiddette case, non quelle del centro storico, ovviamente la Costa Rossa, ma di quelle periferiche. Quindi sta partendo anche la cosiddetta, almeno per quello che vediamo noi, anche la ricostruzione pesante, perché è diminuito moltissimo il numero delle pratiche, però è aumentato molto l'importo pro capite. Prima invece avevamo una miriade di pratiche e importi più contenuti. Le banche, anche, quindi anche la Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, vivono non solo di sostanza ma anche di immagine. Per ricostruire l'immagine della banca c'è bisogno anche di ricostruire le proprie sedi, alcune delle quali in pieno centro storico. A che punto sono i vostri progetti di ricostruzione? Siamo finalmente con i nostri tecnici che abbiamo incaricato e con la costituzione dei consorzi obbligatori, degli aggregati, no? Con tutte le formalità necessarie e che sono previste nelle ordinanze, stiamo finalmente per licenziare questo progetto del quale ci aspettiamo l'approvazione entro la fine dell'anno per poter partire poi con i lavori, ci auguriamo all'inizio dell'anno prossimo praticamente, quindi per fare in modo che finalmente quella bella sede torni a essere utilizzata per quello che deve essere utilizzata. Penso che sia uno dei palazzi più belli che c'è all'Aquila
e quindi va accelerata questa attività di ricostruzione e di rifacimento del palazzo.